Immaginate un gioiello. Immaginatelo nascosto tra i boschi. Noi vi invitiamo a scoprirlo. Nel cuore dell'Alta Valle San Martino, in provincia di Lecco, l'altura di Santa Margherita si erge isolata sopra Monte Marenzo. Per raggiungerlo dobbiamo partire da qui e camminare in un bosco sopra l'abitato del paese. Nei giorni di sereno possiamo vedere lo skyline dei grattacieli di Milano, laggiù in fondo, in mezzo alla pianura. Sulla strada possiamo osservare il paesaggio verso quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno di manzoniana memoria. Qualche volta, sopra il bosco, può apparire in volo una poiana. Qui d'estate nidifica qualche coppia e può accadere di vederle volteggiare nel cielo. E nel bel mezzo del bosco, eccolo il nostro gioiello. È la piccola chiesa di Santa Margherita. La sua solitaria presenza è un enigma di non facile interpretazione anche per gli storici e gli studiosi. La chiesa è prima di tutto un luogo di fede. Per secoli è stata luogo di devozione popolare. Santa Margherita era molto venerata fin dal Medioevo, sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa, come patrona delle partorienti. Qui a Monte Marenzo la santa si festeggia ancora e nella chiesetta a lei dedicata si celebra la messa una volta l'anno, la prima domenica del mese di luglio. Siate i benvenuti in questo luogo sempre meraviglioso e attraente per noi, per la nostra comunità e anche per tante persone che vengono a piedi per ristorarsi contemplando l'arte, la vita di Santa Margherita, anche la bellezza della natura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. 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 La chiesetta è aperta poche volte all'anno, le prime domeniche del mese da giugno a settembre. A cura di alcuni volontari della biblioteca, del gruppo Alpini e dell'Associazione Culturale Upper di Monte Marenzo. Proprio alcuni di loro ci invitano a trascorrere una domenica estiva tra arte e natura, tra gioco e cultura. Inaspettatamente, la chiesa racchiude un repertorio di pitture di eccezionale interesse, con affreschi tra i più pregevoli del 300 lombardo. Un gioiello unico della pittura gotica del nostro territorio. Il ciclo affrescato delle storie di Santa Margherita, dipinte da un ignoto frescante tra il XIV e il XV secolo. La chiesa di Santa Margherita è un prezioso gioiello. Entrando possiamo notare subito un'unica navata, quella centrale. La chiesa si conclude poi con l'abside. L'abside è appunto dal latino absis, la volta, la giuntura.
La chiesa è stata costruita nel XII secolo, è una chiesa romanica, con un'impostazione molto semplice. Non sappiamo nel XII secolo all'interno che cosa ci fosse, se c'erano degli altri dipinti o se fosse una chiesina spoglia o meno. La decorazione pittorica appare costituita da tre unità tematiche. Nella parte superiore dell'abside, la Maiestas Domini, un Cristo benedicente attorniato dai quattro evangelisti. Nel sottostante catino absidale, una particolare raffigurazione della Trinità e un piccolo preziosissimo affresco. Questa raffigurazione è molto bella del Cristo che porta la croce e viene in maniera molto insolita raffigurato con Maria che lo aiuta in questo cammino. Lei aiuta il figlio a portare la croce. I grandi affreschi votivi della parete nord sono stati purtroppo in gran parte strappati in un furto degli anni 70. Ma cos'è la particolarità di questa chiesetta? Il ciclo di affreschi dedicati alla Santa, a Santa Margherita. La fanciulla era originaria di Antiochia. Il padre, Edesimo, era un sacerdote pagano. Santa Margherita, orfana di madre, fu affidata ad una nutrice che viveva in campagna e che la convertì al cristianesimo. Vediamo l'ibrio, lo rivediamo qui a cavallo, su questo cavallo bianco, notiamo la gamba e sta parlando con Margherita. È stato colpito dalla sua bellezza. Margherita infatti è tramandata nella storia dei santi come una figura molto bella, come una ragazza molto bella. Colpito dalla sua bellezza vorrebbe prenderla in sposa. Nonostante le più lusinghiere promesse, seguite da terribili minacce, la fanciulla rifiutò pur di non abbiurare la propria fede. Vediamo Margherita a cui appare la figura di un demonio, di un mostro. Vediamo le corna soltanto di questa figura e una zampa, una grossa zampa. Margherita con l'aiuto dello Spirito Santo caccia via questa figura. La figura di Santa Margherita fa parte dei 14 santi ausiliatori che erano considerati nel Medioevo come i santi più efficaci contro varie malanni, eccetera. Margherita era venerata proprio perché proteggeva le donne che dovevano partorire. La gestualità nelle mani e negli occhi tra la santa ed Olibrio. In questo caso Olibrio, il cattivo della storia, indica più dei, politeista, perché appunto era pagano, mentre Santa Margherita, con il dito uno, indica il monoteismo, un solo Dio. Vinto il demonio, la martire fu nuovamente tentata all'abiura dal governatore, ma, essendosi rifiutata, fu sottoposta a nuovi tormenti. Da questi supplizi Margherita uscì indenne, grazie anche alla presenza dello Spirito Santo che la fanciulla aveva invocato per fortificarla. Il volto di Olibrio appare sfregiato. Gli sono stati tolti gli occhi e anche i visi dei torturatori sono danneggiati. Qualche fedele, in un'epoca imprecisata, ha voluto punire in questo modo la perfidia di Olibrio e vendicare la martire. Un momento del miracolo, un po' perché si vede la conversione e un po' perché c'è un richiamo al battesimo. Margherita è immersa in questo tino, che secondo la leggenda è di acqua molto gelida, oppure può essere olio bollente, eccetera. Per opera dello Spirito Santo, che vediamo sempre raffigurato con la croce e la colomba, il tino si spezza, le persone che assistono alla scena si inginocchiano e si convertono. I pagani che si convertirono furono fatti immediatamente giustiziare. Alla fine, anche la santa fu decapitata. La sua storia è arrivata fino a noi dipinta su queste mura. I colori usati dal frescante sono pigmenti in uso del 400, estratti da elementi naturali, terre e minerali. Questi colori richiamano quelli del bosco e dei prati intorno a Monte Marenzo. Gli stessi che, più di 500 anni fa,
L'artista ha visto osservando i frutti di bosco, i fiori e la natura che circonda la chiesa. Basterebbero gli affreschi della chiesa per venire quassù. Ma durante le aperture estive, l'altura si anima con incontri, spettacoli e concerti. Al visitatore può anche capitare di partecipare a un laboratorio di affresco, divertendosi a imitare il lavoro dei frescanti del 400. Il Colle di Santa Margherita non è solo una testimonianza del passato, ma un luogo vivo. Una meta suggestiva che vi invitiamo a scoprire.